è una cosa della pubblica istruzione, eh? Capito? Che si possa ascoltare quello che dice. Gioiosa e i suoi colori, ecco, in questo momento proprio Gioiosa e i suoi colori li espone tutti. E siamo qua oggi in un momento veramente importante perché andremo a spiegare questo evento che non nasce così casualmente, nasce in una maniera particolare e adesso ne spiegheremo dove, il perché, ed è comunque un avvenimento culturale. Il Gioiosa Book Festival è un evento culturale che nasce con lo scopo di parlare a tutti, sia ai ragazzi che agli adulti, della lettura e dell'importanza della lettura. Ho sempre immaginato questo evento, mi è sempre piaciuto, era una delle idee che portavo chiusa in un cassetto. C'è stata l'occasione perché, come diceva Giuliana, in sala operatoria ho incontrato un mio collega, un collega anestesista che scrive libri per bambini, e mi sono confrontata con lui e ho chiesto se in un piccolo paese come Gioiosa Marea era possibile creare un evento culturale sui libri come quello che avviene in moltissime città d'Italia e che sempre richiama adulti e bambini. Bene, ovviamente la persona che ha appena citato Giusi è qua presente e adesso lui spiegherà questo evento. Innanzitutto quindi possiamo parlare di un vero e proprio parto, direi, perché ecco. Durante un taglio cesareo Giusi mi disse testualmente: tu sei tu quello che scrive libri, organizziamo un festival del libro? Come potevo dirgli no? Del resto io nasco rianimatore per gli altri e scrittore per me stesso, quindi ho detto ebbene sì, cominciamo. Ci siamo ispirati ai festival famosi che organizzano il Nord Italia ed è un target che è innovativo per la Sicilia e soprattutto per la provincia di Messina, perché in nessun'altra provincia, in nessun altro comune si organizza un festival come quello che stiamo tentando di organizzare qui a Gioiosa Marea, ovvero dal 3 maggio al 6 maggio saranno presenti degli stand dove gli editori che hanno deciso di aderire all'iniziativa venderanno i propri libri a prezzi scontati. Inoltre, durante tutta la giornata ci saranno numerosi eventi. Dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera tutti i locali del centro, ovvero il Circolo Mediterraneo, il Circolo Roma, il Bar Centrale, il Lungomare Canapè, il Divino Lounge Bar e il Ritrovo Roma, saranno lo scenario delle presentazioni dei libri e della presentazione degli scrittori che verranno da tutta Italia. L'idea del Book Festival è quella di portare il libro al centro della città e al centro delle persone. Il libro non è una cosa astratta, non è una merce. L'idea principale è quella di invogliare i genitori a non essere resti a spendere 10-15 euro per acquistare un libro ai propri figli, ma di non comprare un videogioco che ne costa 60, ma acquistiamolo un libro, perché soltanto leggendo riusciamo a creare gli elettori di domani, i consiglieri comunali di domani, i sindaci di domani. Se non leggiamo, se i nostri figli non leggono, non ci sarà un domani purtroppo e andremo a votare come ci dicono i media. No? Seguendo le indicazioni dei media andremo a votare le veline e i calciatori, e per questo nasce il Book Festival. Io vorrei soltanto citare alcuni degli scrittori famosi che vengono: Gordiano Lupi, che è stato candidato 2 volte al premio Strega, Sasha Naspini, che pubblica con Edizione O, ha pubblicato un libro potentissimo che si intitola Le case del malcontento, sono 2 scrittori toscani molto bravi. Aldo Desiderio, Mente, Materia e Spiritualità, anni 90 editrice, un professore, un fisico quantistico che pubblica questo bellissimo saggio che presenteremo. Per non parlare di Gianluca Morozzi, che sarà l'ospite della domenica, che pubblica con numerose case editrici, tra cui Thea Fernandez e Le Longanesi. Cito su tutti Lo Specchio Nero, Blackout e l'ultimo, Gli Annientatori, che sono i suoi libri di maggior successo. La giornata noir sarà il sabato, in cui presenteremo Vincenzo Maimone, un professore di filosofia che presenta il suo giallo Sicilia terra bruciata, che ha come protagonista il commissario Costante. Poi ci sarà una sorta di tavola rotonda con Roberto Mistretta, autore di numerosi gialli e saggi sulla mafia, e Giuseppe Ruggeri, un mio collega scrittore, anche lui appassionato. Alle 20 Andrea Franco, autore del giallo Mondadori, presenterà il suo ultimo romanzo, Il peccato e l'inganno. Sempre il 5 maggio, Spazio ai fumetti, con Mario Benenati, che
con due fumettisti d'eccezione che sono Roberta Marchetta e Giovanni Spadaro, organizzerà la 24 ore del fumetto in cui saranno coinvolte le scuole. Spero di non dimenticare nessuno, e invece sì, dimentico i giorni di pre-festival, perché questo festival è vero che avviene nei giorni 4, 5 e 6 maggio, ma abbiamo deciso di fare due giorni di pre-festival, che sono il 2 e il 3 maggio, in cui presenteremo Ernesto Zangle il 2 maggio, che ha scritto un libro, La scuola a modo mio, Vittorio Lorenzo Dumeo presenta l'attualità dell'innaturale, autore voluto fortissimamente dall'assessorato alla cultura, e poi ci sarà Ivonne D'Agostino con le scuole, Filippo Puglia che presenta Salone Alchemico di Grazia Capone e Teresa Anatoli, ci sarà anche Armando Siciliano con autori locali siciliani, Stefania Lopiparo, la domenica anche Lucia La Macchia. Sempre il 3 maggio Rosalia Perlungo sarà organizzatrice di un reading poetico Il Canto dei Marinai, e soprattutto ci tengo a precisare che ci sarà Andrea Italiano che presenterà Caravaggio. Andrea Italiano è un critico d'arte di Barcellona molto impegnato culturalmente nella città del Longano, che ho fortissimamente voluto a questo festival perché è un grande esperto di Caravaggio. Domenica ci sarà spazio anche per le edizioni Smasher, per Nunziatina Bartolone che presenta Tutti Presenti. Scusate se dimentico qualcuno, ma come vedete è un calendario ricchissimo di eventi. Ci saranno anche le scuole la mattina con Giuseppe Buttò e con Ivonne D'Agostino, e tra cui mi sono inserito anch'io col mio piccolo nonno è un pirata. Passo la parola a Giusy, che vuole parlare delle scuole, altrimenti le rubo la scena. Ecco, è una, avete notato, un'intervista informale. Prima di parlare di Giusy, non di Giusy, che poi parleremo anche di te, del tuo lavoro, quanti parti, ecco. Ovviamente dico, alla mia destra ci sono dei giovani che fanno parte sì dell'amministrazione, Adelaide Puglia è consigliere comunale, invece Gabriele Panessidi è un attivista sempre comunque presente sul territorio gioiosano con manifestazioni veramente importanti. Come? Ed è un esperto, ecco il suggerimento, ed è l'esperto delle politiche giovanili. Allora inizio con te, Adelaide, ecco, diciamo il tuo ruolo, il rapporto che è intercorso fra te e la scuola. Sì, perfetto. Allora, devo dire che l'iniziativa mi è piaciuta subito dall'inizio, l'ho sposata da quando Giusy appunto me ne ha parlato, e abbiamo pensato insieme di andare a coinvolgere le scuole di tutti i gradi, possiamo appunto dire. Io mi sono più andata a occupare dei ragazzi del liceo. Ho parlato dall'inizio con la preside Scalisi, la quale ha sposato subito l'iniziativa, mi ha dato anche il suggerimento di invitare Ivonne Agostino, che presenterà per la prima volta il suo secondo libro, insieme alla partecipazione di ragazzi che ancora invece vanno a scuola, e quindi andiamo a coinvolgere appieno tutto il liceo classico, scientifico e linguistico. Ivonne darà un contributo importantissimo, secondo me, perché darà un esempio ai ragazzi che ai giorni nostri la lettura magari la tralasciano, invece lei vuole dimostrare che un passo importante nella nostra vita è che ogni giorno dovremmo leggere, perché leggere ci apre il cuore ma soprattutto ci apre la mente. Sono orgogliosa di questo progetto che stiamo portando avanti con l'amministrazione e con appunto i partecipanti, per andare a coinvolgere i ragazzi. Si deve partire da loro, da quelli più piccoli, da quelli più grandi, per continuare un percorso che è importante per la loro formazione. Gabriele, tu ti occuperai principalmente di contest poetico, ovviamente pensiamo alla poesia che è la dolcezza dell'anima e che comunque tu rappresenti benissimo. Intanto ti ringrazio per le belle parole. Allora, il contest poetico è un evento nell'evento, quindi nel Gioioso Book Festival, e ci sarà tempo fino a lunedì per presentare quindi una poesia inedita su Gioiosa Marea, oggetto del contest. Ovviamente abbiamo voluto allacciare il contest con un altro progetto, un progetto di rivalutazione urbana, Comuni in Arte, che porteremo in avanti già dal prossimo mese,
Pertanto il vincitore, quindi la poesia vincitrice, sarà premiata con la rappresentazione in un muro già delineato, già stabilito, quindi all'interno del nostro territorio. Bella, una bella idea questa. Ovviamente dico vivacizzerà quei giorni, ecco, tutta gioiosa, perché essendo una manifestazione di rilievo, anche perché bisogna dirlo, Giusi, la cultura salva gli uomini. Poc'anzi quello che dicevate tu e Nino è di fondamentale importanza, ed è vero, sulla cultura bisogna la cultura è pregnante, per cui bisogna, secondo me, investire proprio su questo. Il tuo ruolo, naturalmente, dico, oltre ad essere oltre ad essere appunto quello che dicevamo poc'anzi, medico, ma sei anche assessore alla pubblica istruzione, per cui in questo contesto questo si sposa benissimo. Sì, infatti Giuliana, io ho voluto coinvolgere tutti i ragazzi di tutte le scuole, dall'asilo, quindi dalla scuola dell'infanzia, fino al liceo, appunto, come diceva Adelaide. Infatti abbiamo eventi per tutti, per la scuola dell'infanzia, che sono piccolini, certo. Quindi abbiamo organizzato un evento ad hoc per loro, che è la cosiddetta lettura ad alta voce, in cui ormai da tempo se ne parla questo, certo, e dell'importanza tanto che ha leggere ai bambini ad alta voce, così riescono a capire che leggere non è un peso ma è un gioco, e quindi ameranno la lettura. Infatti avremo la dottoressa Stefania Ignazzitto, che leggerà alla scuola dell'infanzia sia di Gioiosa Marea che di San Giorgio una fiaba ai bambini, Il mostro peloso. Per le scuole elementari abbiamo, per la prima e seconda elementare, Giuseppe Buttò, come non invitarlo, è un ragazzino della prima media di San Giorgio di Gioiosa Marea che scrive libri per bambini, e lui farà una presentazione del suo libro a tutti i ragazzini della prima e della seconda elementare. Per la terza elementare Laura Lupi, che ha scritto il libro candidato al premio Strega Junior, e per la quarta e quinta elementare Genovese con Il nonno il pirata, in cui abbiamo abbinato anche un progetto di un concorso in cui i ragazzini stanno già leggendo il libro in classe e stanno facendo dei disegni che poi verranno premiati. Il premio saranno dei libri proprio simbolo del festival. Per quanto riguarda le scuole medie, abbiamo la giornata dedicata ai fumetti, quindi con i disegnatori di Fumettomania che disegnano sia per la Panini che per la Walt Disney, già Nino ha detto i nomi prima. E in più la domenica sera, che è l'ultima sera del festival, abbiamo il contest dedicato a Harry Potter, perché quest'anno è il ventennio di Harry Potter, quindi sono invitati tutti, sì, i ragazzi naturalmente, ma anche gli adulti che amano la lettura e che hanno la passione per Harry Potter, di partecipare al contest per chiudere questo bel evento in allegria e fantasia. Nino, per concludere, un messaggio conclusivo ovviamente è quello di... Dimenticavo, scusate, oltretutto abbiamo un pomeriggio in cui abbiamo la libreria Capitolo 18, che farà delle letture sia in italiano ma anche in lingua inglese per i nostri piccolini. Cosa vorresti dire? Che cosa ti preme maggiormente dire? Anche perché so che comunque, oltre ad essere l'organizzatore, ti sta molto a cuore. Intanto, per concludere, vorrei ringraziare gli organizzatori dell'evento che hanno contribuito con me a organizzare questo evento, che è l'associazione 24 Live di Barcellona, una testata giornalistica di Barcellona Pozzo di Cotto, che ha come presidente Flaviano Gullì, e cui collaborano anche Giuseppe Pugliafide e Cristina Saia, che mi aiuterà in moltissime delle presentazioni dei libri e di questi autori che verranno. Io vorrei concludere con un messaggio: che festa sarebbe senza lettori? Che festa sarebbe senza lettori? Partecipate, sedetevi nei nostri bar, nei nostri ritrovi, ascoltateci, e vi chiediamo di non criticare molto i nostri errori, perché è il primo festival che organizziamo, facciamo tutt'altro nella vita, e questo lo facciamo soltanto col cuore e per passione.
Ricordiamo che naturalmente, a parte gli appuntamenti con la scuola che già sono programmati, gli appuntamenti pomeridiani inizieranno il 2 con il pre-festival al Circolo Mediterraneo, il 3 avremo la cerimonia inaugurale al Circolo Roma e poi 4, 5 e 6 avremo i pomeriggi letterari al Bar Centrale, al Ritrovo e al Divino Lunch Bar e sul Lungomare Canapè. Vi aspettiamo tutti.